di manifestare quale sia il piano seguito da Dio. Efesini 3:9. I piani del Signore. Il Signore ha stabilito dei piani secondo la sua meravigliosa visione del mondo, fisico e spirituale, che ci circonda. Chi conosce veramente Dio per chi Egli è effettivamente, per la sua bontà, la sua misericordia, che non ha limiti verso la sua creatura e la sua grazia, ha chiaro il piano che il Signore ha per la propria vita. Sono le debolezze umane che fanno entrare in conflitto l'uomo con Dio, ma Egli ci cerca e vuole risolvere in bene anche le nostre cadute. Notate le parole dell'Apostolo Pietro alla folla e ai rettori del popolo. Io so che lo faceste per ignoranza. Atti 3:17. Noi molto spesso parliamo, ci muoviamo e agiamo con una mente distorta. Cosa significa questo? Che tutte le nostre azioni sono dettate dalla nostra mente e non dalla nostra coscienza. Dio però non opera secondo il metro umano, perché Egli è sovrano, e nel cielo e tu sei sulla terra. Perciò affidati a Lui con tutto il tuo cuore, ed Egli opererà per il tuo bene.